prima partita di campionato, doverosa visita allo Stadio dei Campioni d'Italia per Juventus Parma. La scommessa è under over 2,5. Juventus Parma è stata la prima partita per la Juve e per il Parma anche lo scorso anno. Era la seconda giornata di fatto, ma venne giocata per prima per via dello sciopero dei calciatori. Nella scommessa under over 2,5 ci viene chiesto di pronosticare se nella partita ci saranno in totale più o meno di 2,5 gol. Noi sceglieremo quindi under, che in inglese significa sotto, se pensiamo che la somma dei gol totale sarà inferiore ai 2,5, oppure over, che in inglese significa sopra, se pensiamo invece che la somma dei gol totali, in Juventus Parma, ad esempio, sarà superiore ai 2,5 gol. L'anno scorso finì 4-1 per la Juventus. 4+1, 5 gol totali, evidentemente un over. Tra l'altro l'ultimo gol, quello del Parma, venne segnato da Giovinco, che quest'anno gioca nella Juve, ma questo è tutto un altro discorso. La verità è che l'esito fu over. Sento già un paio di possibili obiezioni girare per la via, e la prima è questa: che senso ha dire 2,5 gol? Nel calcio non esiste il mezzo gol. Beh, è stato scelto i 2,5 gol proprio perché, per evitare possibili discussioni, perché se si sceglieva 3 si poteva dire ma 3 compreso, 3 incluso, escluso, no, in questo caso 2,5 vuol dire fino a 2 è under, da 3 in su è over, quindi il 2,5 è proprio un discrimine perfetto. L'altra possibile obiezione è questa: ma nel calcio l'importante è fare un gol più degli avversari, che importa se vinco 7-6, 4-3 o soltanto 1-0? Sì, però a noi scommettitori piace scommettere anche su degli aspetti apparentemente irrilevanti del calcio. Ma saliamo i gradini della conoscenza e andiamo a scoprire alcuni dati interessanti che ci possono aiutare nella scelta tra under 2,5 e over 2,5. La domanda che dobbiamo porci è la seguente: ma nelle partite di calcio, quelle vere, prevale l'under 2,5 o l'over 2,5? Beh, la risposta è sorprendente. Dipende da quale campionato prendiamo in considerazione. Se consideriamo la Serie A, è sicuramente l'under che prevale, cioè le partite con pochi gol. Dipende dalle annate, ma si va dal 51 al 55% di partite under 2,5. Una volta addirittura era il 65%. In Serie A si segna veramente poco. Ma all'estero è differente. Negli altri grandi campionati come la Bundesliga tedesca, la Liga spagnola o la Premier League inglese, gli under si fermano a una cifra non lontana dal 45%. Ma Juventus Parma è una partita davvero speciale, perché si sfidano il Parma, la squadra che l'anno scorso ha fatto più spesso over di tutto il campionato italiano, la campionessa italiana degli over, contro la Juve, che è invece la vice campionessa italiana degli under, cioè solo il Bologna ha fatto più della Juve partite in cui si sono segnati pochi gol. L'anno scorso con il 4-1 finale ha certamente prevalso la Juve, ma tutto sommato anche la voglia di over tipica del Parma. E quest'anno come finirà?